È una storia che va avanti da ben 31 anni, quella del gruppo Speleo del Pollino Umberto Berardi di Murano Calabro, tra vette e grotte, tra storia dipinta da densi colori di un tramonto, di bellissimi e sconfinati orizzonti, di storia fatta anche di sudore, di coraggio, di umiltà, di sacrifici serviti a salvare più volte vite umane che si sono trovate in situazioni di pericolo. Storia di volontariato e di sensibilizzazione, tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale. Tutto questo e molto altro il gruppo Speleo del Pollino Umberto Berardi di Murano Calabro, che ha festeggiato il 31esimo anno di vita tra mostre e viaggi tra le viscere della terra, come quella di far conoscere il bellissimo complesso carsico Grotte di San Paolo. Questo è uno dei percorsi, non per presunzione che è a Murano Calabro, ma uno dei percorsi più belli d'Italia. È una cavità con delle caratteristiche molto particolari che racchiude all'interno delle concrezioni che erano sconosciute al mondo speleologico finché non sono usciti fuori da questa cavità. Un itinerario speleologico che riguarda il meraviglioso e caratteristico tratto del ramo del fiume della grotta San Paolo. Un itinerario non turistico, ma che si classifica di primo livello speleologico a quota 632 metri sul livello del mare, con tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza, fatto da speleologi professionisti. È la cavità che ci ha fatto nascere come gruppo Speleo. 31 anni fa siamo nati come gruppo positivamente per questa cavità. È un complesso molto articolato dove gli speleologi, come lei mi diceva poc'anzi, sono entrati dentro per fare quantomeno la prima parte della cavità stessa, che è la cavità che è stata denominata ramo del fiume, giacché siamo, diciamo, a monte di dove sono le due sorgenti che poi compongono il coscile, che sarebbe il Porcello e la Foce, che a distanza di circa 600-700 metri che si congiungono diventa fiume Coscile. Qui siamo invece la parte più alta, circa 100 metri più alto come quota di livello rispetto alle due sorgenti. Tutto nasce questo complesso molto articolato sotto i colli lunghi, diciamo, che sono le montagne sopra di noi. Questo complesso in realtà che cosa fa? Non è altro che un troppo pieno magari di altre cavità sotterranee che noi non conosciamo, che quando l'acqua che arriva da monte non riesce a smaltire nelle due sorgenti poc'anzi da me citate, solleva il livello e fuoriesce da questa cavità. Oggi è possibile visitarla perché la cavità è senza acqua, altrimenti all'interno ci sono milioni di ettolitri di acqua e non si riesce a penetrare. Si potrebbe fare soltanto la parte superiore.